Il sindaco freddo di Sicilia Marco Alosi prova a ridimensionare il caso politico legato alla mancata approvazione del piano triennale delle opere pubbliche in consiglio comunale. Secondo Alosi la maggioranza ancora tiene e la mancanza del numero legale martedì sera è stato solo un episodio. E agli occhi di tutti la presenza di 7 consiglieri su 10 della maggioranza e degli altri che almeno qualcheduno non ha potuto partecipare per dei problemi logistici. Siamo in estate, naturalmente è difficile sempre che abbiamo la possibilità di essere tutti presenti in consiglio comunale. Poi se si vuole fare dei voli pindarici sulla situazione politica del nostro comune, ognuno può fare le proprie considerazioni. Posso dire solamente una cosa: siamo uno dei pochissimi comuni che in consiglio comunale non abbiamo mai avuto dei problemi, abbiamo mantenuto una maggioranza coesa e l'abbiamo portata avanti per tutti questi 4 anni e mezzo e la porteremo avanti, potete stare tranquilli, fino alla fine della legislatura, perché naturalmente ci sono le dialettiche interne di una maggioranza dove non c'è un padre padrone ma c'è una persona che discute e naturalmente nel prossimo Consiglio Comunale, e non dipende da quello che c'è in Consiglio Comunale, cioè dai vari punti all'ordine del giorno, non c'entra assolutamente né il piano triennale o il regolamento della Torre Rossa o il regolamento del... Sul piano triennale lei è disposto a rivederlo? Ma guardi, il piano triennale è stato presentato, verranno come ogni anno presentati degli emendamenti e non c'è assolutamente alcun problema sul nostro piano triennale né su tutti gli altri punti all'ordine del giorno. Per lei non è quindi un segnale che la maggioranza le ha voluto lanciare? No, assolutamente, io non ho nessun messaggio da ricevere da parte di nessuno. Noi siamo una coalizione che discutiamo e potete stare tranquilli che non abbiamo neanche ancora parlato del futuro della nostra coalizione, perché noi siamo impegnati a fare del nostro meglio per portare avanti questo paese. Delle elezioni, della campagna elettorale se ne stanno occupando tante altre persone, non è il nostro caso, noi siamo lì per lavorare, lavoriamo onestamente, lavoriamo per il bene del comune di Fiume Freddo ed è questo solamente il nostro obiettivo che vogliamo mantenere almeno per i prossimi 5-6 mesi, poi dopodiché se decideremo di continuare, se deciderò di continuare, se questa coalizione tutta insieme deciderà di continuare, questo qua lo vedremo alcuni mesi prima della campagna elettorale.